Stamattina siamo qua per... Stamattina siamo qua perché si sta svolgendo l'ennesima manifestazione, ormai sono anni che facciamo questa gara, con cani da ferma, cioè cani che lavorano sul selvatico che vola, diciamo. È una gara che interessa molti, molti cacciatori perché gli appassionati sono molti, stamattina ne abbiamo avuti un numero molto, molto alto. La stagione ci ha dato una pausa di pioggia, per cui sembra che tutto stia andando bene. Sono manifestazioni che sono molto sentite dal nostro mondo venatorio e vengono da tutte le parti, soprattutto dalla zona qui della provincia. E questo fa sì che ci sentiamo anche un po' così, partecipi a un movimento anche un po' turistico della nostra zona, perché già stamattina c'erano più di 100 persone che sono venute su, che si fermeranno qui da noi tutta la giornata. Insomma, sono cose che fanno bene al territorio e per questo ringraziamo chi ci ha concesso, Spagnoli, il proprietario del terreno qui, che ci ha concesso i prati, l'erba, il verde, insomma tutto quello che serve per queste gare, perché altrimenti non si potrebbero fare. Io da profano della cosa ho visto proprio questa passione che c'è tra l'uomo e il cane, sì. Questa mattina, hai capito? La cinofilia è l'espressione più alta secondo me della caccia, perché la caccia senza cane secondo me non esiste, non dovrebbe neanche esistere, insomma, anche se qualcuno dirà che non è così, però il rapporto tra cane e cacciatore è il massimo della cosa, come si può definire, è un rapporto forte, un rapporto pieno di emozioni, pieno di bello, 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 perché questo è vero animalismo, perché quello che ci dà il cane e le soddisfazioni che ci dà il cane e noi ricambiamo, perché tutto sommato c'è un dare e avere, è una cosa che fa parte dell'umanità.